noi con la croce del Cristo tuo Figlio. Concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore, di godere in cielo i frutti della sua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Buongiorno, siamo qui in Zappia Bruno, fuori alla chiesa del Crocifisso Nero, abbiamo assistito a tutta la funzione, lei è stato così bravo a spiegarci parole tecniche, un pochettino, non tutte riesco a capire tutti questi passaggi. Niente, e quindi il Crocifisso si presenta con delle tavole. Più che con dei tarli si presenta in uno stato di degrado dovuto al fatto che è un crocifisso molto antico e che ha subito nel tempo vari interventi di restauro. Certo. Non sempre all'altezza, perché ovviamente la metodologia sugli interventi di restauro sta diventando sempre più una cosa scientifica e si passa quindi da una fase artigianale dove prima venivano messe delle colle, dei colori magari che potevano nel tempo trasformarsi e creare problemi al crocifisso, come anche ricostruzioni che si vedono nella superficie del crocifisso stesso. Adesso si tratta di cominciare a fare un lavoro realmente scientifico, che è quello di partire da quelli che sono dei dati certi, come si fa con un malato, con una malattia, quando si fa un'analisi, e soltanto dopo l'analisi che si capisce se sei malato di fegato o meno. Professor, e quindi... Certo. Allora professore, la cosa che diciamo, la novità è che il restauro avviene stesso nella chiesa, quindi i fedeli, le persone, i devoti, i pellegrini possono assistere durante questa fase, insomma, questi passaggi che ci saranno. Certo. Il crocifisso di Terranova San Pominulio, il crocifisso nero, è un oggetto di grandissimo culto e quindi non era giusto privare la cittadinanza e i fedeli di questo grandissimo e straordinario manufatto. E quindi l'idea è stata quella di non portarlo in laboratorio, ma venire noi, far venire la scienza qui per fare in modo che la gente non si lascia. La scienza è per farlo venire, per risplendere come era una volta, penso. Certo. Ancora meglio, penso. Adesso sarà un grandissimo lavoro, certo. per capire se non sappiamo, certo, se il crocifisso nasce nero o meno, come ci è successo alla Madonna dei Poveri. Ma spiegato i passaggi, anche perché, esatto, si vuol vedere se queste cose di legno che sta sotto, se ci sono state giuntature nel tempo, tutti, certo, questi passaggi che sono importanti. Professore, noi per il momento la ringraziamo e vi aspettiamo.
vi ringraziamo, poi vi faremo avere il video, manderemo il tutto per televisione. Noi, io sono conduzione Giovanni Tomarchi, televisivi, Piana TV 681 su Digitale Terrestre. Grazie tante, buon lavoro professore, ci rivediamo durante la fase. Sicuramente vi aspettiamo. Grazie professore. Allora buongiorno, siamo qui col sindaco di Sappeminulo, siamo qui per che abbiamo assistito adesso alla cosa del crocifisso, al restauro. Volevamo sapere se il comune durante questa, diciamo, questa fase che è lo sponsor del comune, i lavori vengono fatti a spese del comune o sarà o è la comunità che fa, in qualche modo contribuite voi come, come comune, come amministrazione, penso di sì, qualche contributo, fermo restando con la crisi che c'è, non è che i comuni oggi possono disporre di tanti soldi come era prima. Assolutamente, un momento importante qual è il restauro del Santissimo Crocifisso di Terranova, il comune non poteva fare a meno che non solo contribuire economicamente, ma contribuire anche operativamente in tutte quelle fasi che servono, dando il supporto e l'aiuto necessario ai padri missionari, a Padre Pasquale, al Comitato Feste che si stanno occupando in prima persona del restauro. Allo stesso tempo, come contribuisce il comune, contribuisce tutta la comunità e ripeto, non solo economicamente, ma anche in qualsiasi fase che verrà attuata d'ora in avanti. Che per noi il crocifisso è la nostra identità, è la nostra anima, siamo devoti al crocifisso e non possiamo quindi che collaborare con il professore Mantello, al quale facciamo un grosso in bocca al lupo e un augurio affinché i lavori procedano nel migliore dei modi. Sì, dicono, lo ringraziamo sempre per la sua gentilezza, che è sempre pronto a dare intervista a noi di Piana TV. La ringraziamo tantissimo. Buon lavoro, grazie. Sindaco, arrivederla.